soprattutto per dirti che sei veramente una bella sorpresa in questo inizio campionato. Nelle ultime hai dato continuità, oggi hai dato anche una mano a Saccani che abbiamo appena ascoltato in fase di non fase difensiva. Insomma, sei una certezza di questo Pescara. Sì, sono molto contento di queste ultime quattro partite, anzi prima partita, che stiamo facendo molto bene e speriamo di continuare così. Ti chiedo una cosa, ti chiedo, qual è stata secondo te la chiave di questa partita? In studio dicevamo si è visto un Pescara che si è adattato bene alla categoria. Secondo te dove siete stati bravi in campo? Ma siamo stati bravi a non subire gol soprattutto, perché se subiamo un gol inizio secondo tempo rischiamo di perderlo. Quindi siamo stati bravi soprattutto a non prendere gol e a farlo. C'è un po' un peccato per quell'autogol contro il Crotone, a conti fatti Plizzari non compie degli interventi importanti in questo inizio stagione. C'è un po' di rammarico per aver perso quel big match? Sì, c'è un po' di rammarico sicuro, perché un pareggio ci sarebbe stato. E ci è andata male, però guardiamo avanti e non ci abbattiamo. C'è il pullman che deve partire, quindi ti chiedo un'ultima cosa, che c'è Andrea qui che ci sta reclamando e lo saluto. Andrea, grazie Andrea, con Max Mucciante. Saccani poco fa dicevamo lui è più un quinto, ma adesso si sta adattando a fare il terzino. Se tu potessi scegliere nei tre lì in mezzo al campo la tua posizione preferita, scegli tu, dove ti faresti giocare? Sempre mezzala destra. Quindi va bene così, dove stai va bene. Grazie, grazie e complimenti.